Bentornati all'appuntamento quotidiano con il TG Sport di Sesta Rete, in onda come sempre sul canale 215 del Digitale Terrestre e in streaming su www.sestarete.com. Naturalmente partiremo dal calcio Catania con particolare attenzione al post partita di Ternana Catania con la sconfitta dei rossazzurri al Libero Liberati. Ascolteremo le parole in conferenza stampa e in mix zone di Beppe Sannino e di Attilio Tessera, così come dei protagonisti, soprattutto Felipe Avenatti, che ha dato il gol vittoria alla Ternana. Passeremo poi in casa a Palermo con la vittoria, l'ennesima, dei rosanero, questa volta contro il Parma. Ascolteremo le parole di Beppe Iachini nel post partita del match contro i Ducali e poi ci concentreremo sulla pallanuoto femminile con la sconfitta subita dall'Orizzonte Catania sul campo di Rapallo sabato scorso. Tutto questo dopo la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Cominciamo il TG Sport di Sesta Rete dunque con il calcio Catania, che arriva dalla sconfitta sul campo della Ternana, malgrado abbia espresso un gioco positivo per gran parte del match. Sicuramente determinante l'espulsione di Sebastian Leto, così come anche l'infortunio di Alexis Rolin, che preoccupa non poco Sannino, che adesso avrà il compito di ricostruire la squadra da presentare in campo al Massimino sabato contro il Bologna. Sentiamo Valentina Mammini. Un giorno di riposo oggi per metabolizzare la sconfitta di Terni, l'ennesima tra le mura amiche, resettare rabbia e nervosismo e iniziare a lavorare in vista del prossimo insidioso impegno casalingo contro il Bologna. Sabato al Massimino arriva quella squadra spedita in Serie B proprio dagli Etnei, la prima di un ciclo terribile di 5 partite che si concluderà in concomitanza con la fine del 2014 del girone d'andata. Una gara che andrà affrontata con la massima concentrazione. Ieri mattina sessione di recupero per i giocatori schierati contro la Ternana, per gli altri lavoro aerobico e tattico. Oggi riposo e domani primo allenamento in vista del confronto contro i rossoblù. Per la sfida contro i Felsinei, Sannino potrà contare sui rientri di Capuano ed Escalante, che hanno scontato il turno di squalifica, e si spera sui recuperi di Peruzzi e Castro. Dovrà invece rinunciare a Rolin, uscito anzitempo contro la Ternana per un problema piuttosto serio, la cui entità è ancora tutta da valutare, e a Leto, che in pochi secondi di assoluta follia ha lasciato i suoi in 10 nel momento forse più difficile della gara e che per questo sarà fermato dal giudice sportivo. Un comportamento inaccettabile, grave e immotivato. Una partita, quella di Terni, specchio dei limiti dei rossazzurri in trasferta, dove gli appena 2 punti conquistati a fronte dei 17 tra le mura amiche sono sinonimo di un problema concreto e a cui va posto rimedio. La risalita in classifica passa anche da un atteggiamento tutto nuovo in trasferta: più attenzione, più cinismo, più determinazione e certamente meno, molto meno nervosismo. Facciamo adesso un piccolo passo indietro, andiamo nella mix zone dello stadio Libero Liberati di Terni. Ringraziamo la redazione di Umbria 24 per le interviste nel post partita rilasciate da Beppe Sannino e Attilio Tesser. Sentiamo le loro considerazioni. È una partita dove due episodi forse hanno un po' inficiato sul risultato, e comunque quando alla fine è questo bisogna subito pensare di voltare pagina e andare via. Sicuramente la partita che era incanata sul giusto binario per noi, non è mai sofferto, perché siamo rimasti in 10, in 11. E nonostante avessimo già avuto una situazione importante, l'ennesima di un ragazzo di un reparto, che poi dopo dovevo cambiare il sistema di gioco, metterci con la difesa 5, perché non c'erano più difensori, con dei giocatori che mi hanno dato la prova di poter disporre di loro durante il campionato, come i giovani Parisi, cioè, e aver visto anche Rinaldo in un ruolo non suo, ma sicuramente ci staranno meglio. Peccato per l'espulsione di Leto, questo sicuramente ci ha danneggiato, ma non tanto per il proseguo della partita, perché credo che in campo, che ho visto la gara, non si è accorto nessuno, ci mancava un giocatore, ma soprattutto perché è coinciso con un attimo di nervosismo dove noi abbiamo preso il gol e che ha dato proprio questo risultato. Però. Ma in noi oggi c'è la soddisfazione di aver vinto con merito, vinto la prima partita in casa dopo metà campionato quasi. E quindi c'è questa soddisfazione doppia di risultato, vinto anche in casa. No, la Sicilia è leggermente migliorata, perché penso che 2-3 squadre le superiamo, forse 4 anche,
la consapevolezza che si gioca tutto su un spazio di un punto, di due punti, nel bene o nel male, e che c'è da soffrire, questo è evidente. Per uscire fuori da un aumento di classifica, per migliorarla sensibilmente, devi almeno fare 2-3 vittorie di fila, o perlomeno 2-3 partite utili, ma con i 3 punti, perché altrimenti il calcio del pareggio muove classifica, è meglio di niente, vinci per la classifica. Però oggi un saltino è stato fatto, secondo me, anche a livello di classifica, andiamo ad ascoltare anche i protagonisti del match tra Ternana e Catania in casa Ternana, con Felipe Renatti naturalmente sugli scudi per il gol che ha dato ai suoi il successo contro il Catania. Ascoltiamo. Sì, siamo contenti perché comunque affrontavamo una squadra importantissima e abbiamo ottenuto il massimo dei punti qui in casa, che non si vinceva, come detto te, da tantissimo tempo. Ci siamo riusciti oggi, anche se abbiamo rischiato alla fine gli ultimi 10 minuti perché non siamo riusciti a concretizzare quelle 2-3 palle gol che abbiamo avuto. Alla fine ci poteva stare anche la beffa, però sono contento perché comunque, cioè, non era facile come partita. Eravamo comunque una squadra dove abbiamo avuto in settimana dei piccoli problemi, alla fine ci abbiamo messo tutto per cercare di portare a casa questi 3 punti e ci siamo riusciti. E questa partita l'avevamo preparata per vincerla. Il primo tempo abbiamo fatto benissimo, tranne gli ultimi 5-10 minuti perché eravamo un po' calati, poi secondo tempo siamo entrati con lo spirito comunque sempre quello giusto, quello di andare a prendere alti e cercare comunque di portare i 3 punti a casa. Poi non lo so se è stata quella scivolata o no, alle nervosità o me, perché loro comunque non riuscivano a trovare la giocata, e noi invece abbiamo spinto sull'acceleratore dopo l'espulsione loro, abbiamo trovato subito il gol con Avenatti e siamo contenti perché comunque veniva da tanto tempo e ci mancava questa vittoria, ci siamo riusciti, adesso possiamo stare un po' più tranquilli, anche se già domani la testa va al Frosinone, domattina abbiamo allenamento e giochiamo in anticipo, e quindi bisogna rimanere sempre così, compatti, umili, che come dico sempre qualche sassolino ce lo leveremo. Secondo me non conta tanto il modulo, secondo me è più la testa di noi, perché c'è stato un periodo un po' strano per noi perché ci andava tutto contro, qualsiasi errore che facevamo subivamo gol, invece adesso magari c'è sempre il compagno che possa mettere la pezza o cosa, poi se uno si attacca magari al modulo 3-5-2, 4-3-1-2, 4-4-2, secondo me non c'entra tanto, è più la convinzione di noi inconsciamente della testa, che se vengono i risultati, se ti viene la giocata giusta, secondo me puoi fare bene. E anche nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni che non le abbiamo fatto. Quando ho terminato il primo tempo eravamo convinti di vincere la partita, ma dopo l'espulsione loro ci hanno basato un po' di troppo e ho sfruttato l'spazio che hanno lasciato. E non lo so, penso che tutti i giocatori di questa squadra siamo decisivi e ognuno apporta un poco di ognuno per arrivare al massimo, e penso che stiamo facendo bene. E dopo di questa partita siamo più fiduciosi di noi e siamo più convinti che possiamo giocarsela con chiunque squadra. Oggi è stata una squadra, penso che una delle migliori squadre del campionato di Catania, e abbiamo vinto, perché no, con tutte le altre. Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo fatto gol, ha fatto gol a Venati, è stato un bel gol, anche se Catania è una bellissima squadra, ci ha tenuto anche in 10, ci ha tenuto su di noi, sono stati sempre, però noi abbiamo fatto la nostra partita come sempre, con determinazione, con cattiveria, e così siamo riusciti a vincere la prima partita in casa. È il merito di tutti quanti, non è il merito di un giocatore singolo o di 2-3, è il merito di tutta la squadra, perché ci impegniamo sempre in allenamenti tutti quanti, ci mettiamo uno all'altro, siamo una squadra vera. Per questo paghiamo sul campo, come vinciamo, facciamo risultati buoni, 4 da fila, secondo me è normale. Va bene, secondo me abbiamo perso molti punti indietro, che nelle partite precedenti abbiamo perso un po' di punti, che sono state qualche partite che dobbiamo vincere, però non siamo riusciti a vincere. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, al rientro parleremo di Palermo Calcio e di Orizzonte Catania, tra poco.
Torniamo in onda con il TG Sport di Sesta Rete. Abbiamo parlato ampiamente del calcio Catania con riferimento particolare alla sconfitta subita dai rossazzurri sabato scorso sul campo della Ternana. Andiamo invece adesso a parlare del Palermo e del successo dei rosanero contro il Parma, sempre più ultimo in classifica, ancora una volta decisivo Paolo Dybala, così come capitan Edgar Barreto. Sentiamo Sergio Barbagallo. Lo si poteva immaginare che l'ultima della classe avrebbe venduto cara la pelle al Barbera. Difatti vincono in rosanero 2-1 sul Parma di Donadoni, in un match soffertissimo per i siciliani che soffrono fino all'ultimo minuto di recupero. Partono forte i padroni di casa che dopo appena 22 secondi vanno al tiro con Barreto, ma il sinistro finisce sul fondo. Non si fa attendere la risposta dei gialloblu. Lucarelli e Felipe tengono a bada Paolo Dybala, che pare sia meno ispirato del solito. Prima Lodi e poi Cassano spaventano Sorrentino su calcio di punizione. Ancora Cassano prova ad imbeccare più volte Ristovski, che prima non riesce a trovare Palladino in aria e poi solo davanti a Sorrentino calcia sul portiere in uscita. Un buon Parma alla mezz'ora che mette nuovamente in pericolo i siciliani, ma De Ceglie, dinanzi al portiere rosanero, spara alto. Ci sono voluti 37 minuti per vedere il Palermo segnare, ma Maresca finta il cross e appoggia a raso terra per Barreto. Assist perfetto per Dybala, che di punta batte Jacobucci. Prova a chiudere la squadra di Iachini ed è qui che concede il fatidico contropiede che si svilupperà grazie anche ad una disattenzione di Lazar, che Palladino confezionerà e rimetterà in parità il risultato. Si chiude il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa le due squadre sono più accorte, consapevoli che un errore costerà l'intera posta in gioco. Al 70esimo Iachini azzecca il cambio, fuori Maresca, dentro Belotti, il quale creerà più spazio per il duo argentino Vasquez Dybala. A decidere la gara però ci pensa capitan Barreto, con un destro velenoso su punizione che il numero 1 gialloblu non riesce a trattenere e buca clamorosamente. Prova a reagire la squadra ospite, ma i minuti a disposizione sono davvero pochi. Vince il Palermo, che continua così il suo trend positivo ed aggancia l'Inter di Mancini a quota 17 in classifica. E andiamo adesso anche ad ascoltare direttamente dalla mix del Renzo Barbera di Palermo la voce di Beppe Iachini nel post partita del match contro il Parma. L'allenatore rosanero naturalmente felicissimo per questo successo dei suoi giocatori, che adesso raggiungono e agganciano anche l'Inter a quota 17. Ascoltiamo. E con qualche ragazzo della panchina che abbiamo commentato un po' la lettura giusta dei ragazzi, dei compagni, che sono stati bravi a leggere uno schema nel momento giusto della partita, anche se lo abbiamo fatto altre volte, abbiamo creato altre situazioni, non sempre lo facciamo con l'attenzione al particolare giusta, ma le palle inattive sono una cosa fondamentale nel calcio di oggi, e quindi dobbiamo crederci sempre di più, perché le partite possono mettersi su binari giusti anche attraverso queste situazioni. Quando poi affronti una squadra come il Parma con ottimi giocatori, se pensiamo a Cassano, Palladino, Galloppa, Gobbi, il Belfodillo del dopo, insomma giocatori Lodi, giocatori importanti per la Serie A qualitativamente, anche una difesa molto esperta, quindi ci voleva necessariamente una partita giusta, attenta, concentrata. Peccato, abbiamo preso il gol del pareggio su un'ingenuità, e a volte paghiamo dazio per qualche errore di inesperienza, ma però lo spirito della squadra anche nel secondo tempo è stato buono, con la volontà di voler vincere la partita, con quell'atteggiamento e mentalità che ci siamo costruiti in quest'anno e qualche mese di lavoro. Siamo riusciti a sbloccare la partita, però purtroppo non siamo stati bravi a chiuderla, perché fare il terzo gol avrebbe voluto dire magari non andare a finire la gara con qualche mischia che poi ci sta sempre, in virtù del fatto che l'avversario si catapulta nella tua metà campo, nella tua area, con palloni là vaganti, e quindi dovevamo essere più bravi, come ci è successo d'altronde altre volte, a chiudere le gare. Palermo deve pensare a vivere alla giornata, senza fare voli pindarici, ma rimanendo umile, concentrato, compatto, lavorando settimana dopo settimana all'obiettivo che è la partita che arriva, preparandola al meglio e cercando di dare in ogni partita il meglio di sé per portare a casa punti. Chiudiamo con la pallanuoto femminile, campionato di Serie A1, che ha visto in campo l'Orizzonte Catania sabato scorso. Sconfitte le rossazzurre in casa del Rapallo Pallanuoto per 8-6, una prova opaca rispetto a quelle precedenti per le ragazze di Martina Miceli. Sentiamo Daniele Di Frangia.
L'Orizzonte Catania di Martina Miceli perde a Rapallo e chiude con una sconfitta il girone d'andata. Il risultato finale dice 8-6 per le Liguri, mentre alle rossazzurre rimane la magra consolazione di aver iniziato bene il match e aver chiuso il primo tempo sul 3-2. Il secondo tempo però ha visto la grande reazione di Rapallo, che con un 2-0 secco ha ribaltato il match, allungando poi con il 3-2 del terzo a più 2 sulle catanesi. L'1-1 del quarto tempo risulta ininfluente per una gara già incanalata male per l'Orizzonte. Al termine della gara coach Martina Miceli non ha mezze misure. Abbiamo giocato una bruttissima partita dimostrando di non essere ancora una squadra da trasferta, ha dichiarato il tecnico. Alla prima difficoltà siamo andate nel pallone ed abbiamo commesso troppi errori. Quando c'era da giocare la squadra abbiamo perso la testa ed è lì che si vede quanto ancora siamo lontane dall'essere una squadra di categoria superiore. Abbiamo giocato come a Firenze 2 settimane fa, c'è tanto lavoro da fare ed è quello che faremo. Finito il girone d'andata si può fare un piccolo bilancio del campionato delle rossazzurre. Con una gara da recuperare, le ragazze di Martina Miceli si trovano al 5° posto a 12 punti. 4 le vittorie conquistate, tutte alla piscina Scuderi, mentre in trasferta ancora la casella dei successi è ferma sullo 0. Seppur la vetta sia lontana, l'Orizzonte ha dimostrato di avere grandi margini di crescita e di poter dire la sua nei quasi certi playoff della prossima primavera. Capocannoniere del campionato, l'immensa Tania Di Mario, a quota 20 realizzazioni. Bene, era l'ultimo servizio di questa edizione. Come sempre vi rimando ai prossimi appuntamenti e vi invito naturalmente a seguirci sul canale 215 del Digitale Terrestre, ma anche in streaming su www.sessarete.com. Arrivederci. Thank you.